Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo farvi vedere un video dove racchiude altri tre effetti di magia. Se non avete visto il video che ho fatto precedentemente con il cubo di Rubik, vi consiglio di andarlo a vedere. Quella è una variante dell'effetto di Steven Brundage. Allora, questa è la mia collezione di cubi. Allora, oggi utilizzeremo tre cubi. Prenderemo questo cubo e questo cubo. Benissimo, adesso passiamo ai tre effetti. Ok, quindi passiamo adesso al primo metodo, che sarebbe il metodo più semplice di risoluzione con un effetto magico. Quindi inizia adesso la performance. Ecco, questo è il primo metodo più semplice per la risoluzione di un effetto magico del cubo di Rubik. Come secondo effetto, invece, volevo farvi vedere una performance, sempre di Steven Brundage, dove le facce del cubo cambiano tutte davanti ai vostri occhi in una maniera circolare. Adesso faccio capire di cosa sto parlando facendo la performance. Se questi due effetti vi sono piaciuti, non potrà sicuramente non piacervi questo terzo effetto, ovvero un effetto veramente incredibile, perché adesso non ci saranno più mani che copriranno il cubo, ma tutto accadrà davanti ai vostri occhi. Ecco che il cubo automaticamente si è risolto. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Anzi, un attimo. Ecco fatto, almeno così è più ordinato. A parte gli scherzi, se vi è piaciuto il video e se volete che continui la serie, fatemelo sapere, lasciatemi un like. Comunque vi consiglio, per imparare, di procurarvi un cubo di Rubik, anche da, per esempio, questo cubo l'ho comprato un paio di euro, 2-3 euro, che è abbastanza scorrevole, e potete esercitarvi, e di procurarvi magari anche il DVD di Steven Brundage. Oppure, se volete vedere altri effetti con il cubo di Rubik, potete andare anche nel canale di Hyde, che ho avuto la fortuna e il piacere di potergli parlare in privato, e lo ringrazio, anzi, se sta vedendo questo video. Hyde, ti ringrazio dei consigli che mi hai dato. Ok, detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.